Si alza il sipario su Borghi e Cibo, il primo congresso dedicato agli alimenti della tradizione italica tra cultura e turismo, in programma dal 21 al 23 ottobre a Capaccio Pestum presso il Mac Hotel. Il congresso tematico è organizzato dall'Associazione per la promozione sociale Parvares, in collaborazione con il Comune di Capaccio Pestum e con il patrocinio della Regione Campania. Fitto il programma degli incontri, con la partecipazione di enti comunali e sovracomunali, associazioni, aziende del territorio ed esperti provenienti da tutta Italia. 3 giornate di lavori congressuali libere ed aperte, previa iscrizione e rispetto delle attuali normative vigenti in materia Covid, che si avvieranno giovedì 21 ottobre alle ore 15 con i saluti istituzionali e la cerimonia inaugurale alla presenza di Mafalda Inglese, presidente Parvares e promotrice del congresso, Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum, Gianfranco Masiello, assessore alle attività produttive del comune di Capaccio, Michele Cammarano, presidente della terza commissione speciale aree interne della regione, Felice Casucci, assessore al turismo della regione Campania, Nicola Caputo, assessore all'agricoltura della regione, Nunzio Angiola, vicepresidente vigilanza CDP e delegato nazionale aree interne piccoli comuni, Piero De Luca, vice capogruppo PD alla Camera dei Deputati. I lavori saranno moderati dal giornalista Maurizio Varriano. Sì, un evento importante che pone l'attenzione su questo binomio vincente, che resta però un modello ideale, nel senso si parla tanto del cibo e dei borghi, ma in realtà sono due risorse che, sebbene sono presenti sul territorio in una maniera pure eccellente e straordinaria, ma non sono organizzate. Io lo dico sempre, sono due risorse che vanno organizzate, che vanno messe insieme, e l'una tira l'altra. Il borgo, soprattutto quelli interni, quelli collinari, hanno cibi eccellenti, e il cibo allo stesso modo riesce ad attrarre sempre di più la popolazione, che vuole mangiare bene, vuole mangiare in maniera salutare, in maniera sicura, cibi ricercati, e se lo fa anche in un ambiente gradevole, bello, come sono i nostri territori, che vanno dal mare fino alla montagna, credo che questa sia una strategia vincente non soltanto per il benessere, ma anche per l'economia, per il lavoro e per lo sviluppo e per il progresso del territorio. Dunque, il primo congresso Borghi e Cibo, che si terrà, come ormai è risaputo, dal 21 al 23 ottobre prossimo 21 presso i saloni del Mac Pestum Hotel, vuole essere un incontro confronto dedicato agli alimenti della tradizione italiana. Vi parteciperanno comuni, borghi, associazioni, aziende, istituzioni, addetti ai lavori, che praticamente sono interessati alla cultura degli alimenti tradizionali, anche perché questa cultura stessa costituisce un attrattore per lo sviluppo del territorio. L'assessorato alle attività produttive che rappresento, e quindi l'amministrazione tutta, ha voluto sin da subito che questo primo evento si tenesse nel proprio comune di Capaccio Pestum, anche perché le tematiche che andremo ad affrontare sono in perfetta linea con quelle che sono le iniziative culturali in senso lato e turistiche messe in campo da questa amministrazione da poco più di 2 anni. Borghi e Cibo è il primo congresso dedicato agli alimenti della tradizione italica in un ambito mediterraneo, come volano, come strumento di sviluppo dei territori, soprattutto dei piccoli territori, in quanto gli alimenti rappresentano i cibi, le ricette, rappresentano la cultura di un made in Italy che appunto viaggia per il mondo e che noi abbiamo l'obbligo morale, sociale, di recuperare, di rinnovare anche nella conoscenza degli italiani stessi. Borghi e Cibo è un congresso che è stato fortemente voluto dall'Associazione per la promozione sociale Parvares, che quest'anno compie 10 anni di vita e di attività, e ha voluto questo momento di sintesi delle proprie attività e di riflessioni, ed è stato patrocinato dalla città di Capaccio Pestum, per cui ringrazio vivamente l'amministrazione comunale, soprattutto nella persona del sindaco Francesco Alfieri e dell'assessore alle politiche produttive Gianfranco Masiello, e patrocinato dalla Regione Campania. Ringrazio anche gli sponsor e i patrocinatori
patrocini anche delle università e delle tante associazioni dedicate a questo argomento. Un momento di riflessione che si apre appunto a Pestum nei giorni 21-23 ottobre, siamo prossimi, vi aspettiamo insieme ai tanti esperti che a titolo privato o a titolo delle proprie rappresentanza delle proprie istituzioni saranno presenti. Il programma è molto denso, è attivo, saranno presenti anche aziende dell'agroalimentare, esperti, cuochi, ma anche e soprattutto l'arte e la cultura, la tradizione e il folklore. Noi vi aspettiamo a Pestum.